Buonasera, benvenuti a otto e mezzo. Uh, buonasera e bentornato Massimo Cacciari, filosofo buonasera. e da sempre attento osservatore della realtà politica italiana. E buonasera, Beppe Severnini, editorialista del Corriere della Sera e saggista. Buonasera, Lili. Buonasera, professor Cacciari. Allora, buonasera, professor buonasera. Cacciari, oggi Beppe Grillo ha detto a Bersani: sei uno zombie e il segretario del Partito Democratico gli ha risposto sta sereno e di cosa vuoi fare per il Paese. In questa eh, battaglia, giocata chiaramente anche sulla eh, comunicazione, Retold. chi è destinato a soccombere, secondo lei? Ma speriamo di non essere destinati a soccombere noi in questi, in questi giochetti. Eh, francamente non mi preoccuperei più di tanto di Grillo. Grillo è il prodotto di una, di una non politica e di, di un non governo. Non è che gli elettori abbiano votato Grillo, non è che abbiano votato Grillo perché eh, condividono una strategia politica, un progetto politico. Hanno votato Grillo per protestare contro l'assenza totale di governo che caratterizza questo Paese su tutti i fondamentali, almeno da vent'anni e venticinque a questa parte. Va Quindi beh, non, scusi... mi non mi preoccupa Grillo, mi preoccupa cosa faranno gli altri, quello mi preoccupa. Ecco, ma quando ehm, Grillo dice che Bersani è un morto che cammina, sappiamo che Grillo usa un linguaggio sempre un po' crudo Il e suo provocatorio. Linguaggio. Eh, eh, ma ehm, lei cosa, cosa pensa? Che ma Bersani no, sia un... in grado di gestire questa fase? Perché è vero che i grillini cioè non è il problema è, è chiaro cioè sono, sono, sono battute quelle di Grillo lasciamole perdere il problema è che indubitabilmente da un punto di vista numerico, quantitativo il Partito Democratico è l'unico che tiene però c'è dei problemi colossali che Bersani non, non può nascondere non può continuare a nascondere il primo problema evidente e questo è una cosa mai vista nella storia politica europea è che di fronte al collasso Dell'avversario, il Partito Democratico non prende un voto, cioè l'assenza totale di ogni capacità di penetrazione e di, e di capitalizzazione delle sciagure altrui. Questo è un, è un unico, non è mai visto. Quindi il Partito Democratico è chiuso in sé stesso, senza capacità assolutamente di allargarsi, non prende un voto dall'altra parte. Quelli di centrodestra, per dispetto, tra virgolette, votano grillo, non un voto al Partito Democratico che riduce i propri consensi alle, alle, al secondo turno ovunque. Eh, primo aspetto. Secondo aspetto, non ha risolto il problema delle alleanze. Da che parte vuole andare? Vuole ribadire l'ulivo? Lo dica, si va dall'ulivo e poi che, che Dio ce la mandi buona. Vincerà l'ulivo di nuovo, vincerà il vecchio ulivo con i Vendola, con i Di Liberto. Che ne so e staremo a vedere. Ma però non può continuare a, a essere incerto nella prospettiva sostanziale che è quella di cosa si farà dopo Monti e in che misura si continuerà l'esperienza Monti e su quali progetti, su quali programmi. Che Cosa va bene di ciò che fa Monti, di che cosa si vuole cambiare e con chi. Il Partito Democratico ha questi colossali problemi di strategia di linea. Lasci perdere Grillo che eh, avrà vinto a Parma, eh, potrà andare va avanti, fin tanto che dall'altra parte non c'è politica. Sei d'accordo Beppe Severnini, eh, anche se poi Grillo comunque attacca Bersani perché politicamente è vero che non ha preso. Eh, voti nonostante gli avversari siano al tappeto perché Berlusconi e Bossi no, sono sembrano... d'accordo su quasi tutto mi, mi è venuta una... comincio con una battuta che eh, tra l'altro l'ho fatta qui qualche settimana fa che, che quanto a zombie voglio dire anche il governo in carica non scherza perché se li prendi tutti insieme voglio dire ho scherzato dicendo che insomma un governo twilight perché incontrare di notte il nostro presidente del consiglio bondi il commissario Giarda, Mo Moavero sono abbastanza inquietanti anche loro, ma questa è una battuta. Seriamente invece sulla questione sono d'accordo, penso che Grillo sia eh, il sintomo e non sia la malattia, o se vogliamo cambiare allegoria, che sia la sveglia e non è la musica nuova, eh, credo non è un caso che abbia avuto tanto successo a Parma, dove la classe dirigente dalla esatto. politica alle imprese ne ha, non ne ha combinate più perché non, non, non ce n'erano più da inventare. Questo è una cosa da dire, è evidente. E sono anche convinto che Grillo se la pigli con Bersani perché alla fine pescano nello stesso elettorato. Io sono convinto che al di là di questioni tattiche, l'elettorato di Grillo sia prevalentemente un elettorato di sinistra, il programma di Grillo sia prevalentemente. Ha scelto parole d'ordine e motivi che ha scelto la sinistra, non ha... addirittura la metafora: Parma è la nostra Stalingrado. Poi arriverà a Berlino, ha scelto me una metafora più classica di sinistra che non si può. Eh, professor eh, Cacciari, eh, lei commentando appunto, questi risultati elettorali ha detto che il Paese è vicino alla follia. Perché? La follia. È chiaro che è un Paese che, che, pa che sta rapidamente passando da una situazione di gravissima crisi economica a una situazione di crisi sociale, ad una situazione anche di crisi psicologica, perché è evidente che vi sono sintomi di disagio vero, reale, profondo, anche ormai soggettivo, esistenziale. Eh, perché? Ma perché non, la, le, le persone non, sanno, non hanno più punti di, di riferimento, non hanno più alcun orientamento preciso. Eh, prima Severinini parlava appunto del governo Monti, all'inizio sembrava, nelle primi mesi, che il governo Monti potesse costituire questo punto di riferimento. Per serietà eccetera, devo dire che ogni giorno che passa, appunto, la capacità di, di essere punto di riferimento del, anche politico, sociale e culturale da parte di questo governo scema, eh, si indebolisce eh, proprio per mancanza anche da, di carisma politico evidentissimo. E quindi, e, quindi, e quindi le persone non, non, sono disorientate, sono profondissimamente disorientate, non dimentichiamo poi i dati anche recenti emersi oggi, insomma è un paese in declino, sì, in gravissimo dati... declino da vent'anni a questa parte su tutti, sotto tutti i profili e quindi… E quindi... È chiaro che laddove non riesci a dare un senso, ecco, un, una destinazione alle tue azioni, è evidente che sei vicino a una situazione di tra virgolette, proprio anche tecnicamente, follia. E di declino, diceva il professor No, non volevo Cacciare, usare una. No, siccome i dati della crescita, che siamo cresciuti meno di qualsiasi paese europeo negli ultimi dieci anni, addirittura del mondo, siamo tra gli ultimi. Il fatto che, visto che il professore viene e lavora nell'università, che noi abbiamo una percentuale di laureati che è la metà di quella di tutti gli altri paesi dell'Ocse, però ti dico un fatto che forse chi sta a casa capisce di più, e ci stavo ragionando oggi. Quando eravamo tutti ragazzi, uno andava in Inghilterra, andava chi era fortunato, chi magari la famiglia risparmiava o poteva permetterselo, e però a fare la spesa potevano andare tutti facilmente. Adesso. A, la, la benzina, fare il pieno della macchina e riempire il carrello della spesa costa come 10 viaggi a Londra, cioè un paese in cui il necessario costa molto di più del superfluo. Ha un problema non da ridere, eh? Il problema non da ridere, ma il problema più grosso, professor Cacciari, è che nessuno sembra avere una ricetta giusta perché eh, se anche il governo Monti non riescono a raddrizzare un po' questo Paese, adesso certo non si possono fare miracoli in otto mesi, però forse bisognava intervenire. Cominciando da un'altra parte, perché. Ma questo, questo le persone dotate di buonsenso lo ribadiscono da tempo. A Monti non si, potevano, non si poteva chiedere altro che la, eh, mettere in ordine i, i fondamentali. E questo. Bisogna dargli atto, secondo me, che lo sta facendo. Dopodiché, innescare una, una strategia di sviluppo, beh, questo è possibile in Italia soltanto attraverso riforme di struttura, come si diceva una volta, non può, non può avvenire attraverso qualche manovra finanziaria. Eh, bisogna cambiare l'amministrazione pubblica, bisogna cambiare il sistema di formazione, bisogna rivedere il rapporto tra centro e periferia, avviare le riforme necessarie in senso federalistico per responsabilizzare regioni ed enti locali, sbaraccare enti inutili a partire da metà dei ministeri fino alle province, eccetera, eccetera. Cioè sono tutte riforme senza le quali. Una strategia di sviluppo è chiacchiera, pura chiacchiera, perché le risorse non ci sono, non, si può, non, si, non possiamo metterci a stampare i soldi per fare, per fare una strategia di sviluppo. Le, le, le risorse per lo sviluppo beh, possono essere ottenute soltanto attraverso i risparmi che ottieni e le risorse che ottieni attraverso una politica di riforme. E questo non lo puoi chiedere a Monti, come fai a chiederlo a Monti? Il problema era capire se le forze politiche erano così intelligenti da usare questa stagione Monti per avviare tutto ciò. Per ritrovarsi su alcuni punti, almeno alcuni punti fondamentali di questa strategia di riforme, per, per ascoltarsi e riconoscersi in questa necessità. E invece non lo stanno facendo. E il dramma di queste elezioni è che, secondo me. Con ogni probabilità, invece di andare nella strada che ho appena detto, saranno in qualche modo costretti da, 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 dalla situazione ad andare in una, in una strada opposta. Già, già oggi si, si vedevano qualche dichiarazione: no? bisogna recuperare i voti che abbiamo perso. Siamo stati troppo seri nell'appoggiare Monti, bisogna speriamo, riguadagnare speriamo questi voti Profe di protesta. Pro professore, speriamo di, di, che. Le elezioni arrivino davvero in primavera, perché questo è un paese sull'orlo di una crisi di nervi e io sono, eh, sarei esatto. molto preoccupato se le elezioni avvenissero diciamo, nel 2012. Ma non sarebbe così. perdono una cosa velocissima, Lilli. Io penso che l'elenco l'ha già fatto il professore, secondo me è condivisibile, non perché siamo qua. Sono d'accordo che, che Monti fa il possibile, però siamo costretti anche noi dai media e qualche volta ci dimentichiamo. Questo vale per Lilli e me, ma anche se il professore è molto mediatico dobbiamo trovare una strada fra il semplicismo ottimista che negli ultimi 15-20 anni ci ha portato nei guai e il disfattismo penitenziale che ogni tanto si vede in televisione, si legge sui giornali, cioè una strada, questi sono due scogli, se sbattiamo lì siamo fatti. Ci sarà pure un passaggio di mare per un ottimismo eh, però deve aiutarci il governo, la classe dirigente è lì per quello. Ecco, la classe dirigente. Professor Cacciari, le voglio chiedere: ma quando parliamo di eh, rinnovamento dei partiti, dell'opinione pubblica che mette al primo posto, o al secondo posto il, la capacità dei partiti di cambiare la loro classe dirigente, ecco, parliamo di necessità di cambiare il personale politico o la necessità di cambiare le idee e le proposte? Ma le due cose si sono strettamente connesse. Io credo che da questo punto di vista bisogna essere ottimisti perché la situazione è talmente catastrofica, nel senso tecnico del termine, catastrofe vuol dire mutamento di stato, no? proprio in senso tecnico, è talmente catastrofica la, la, la situazione che... Quasi inevitabilmente io ritengo nei prossimi mesi o nel prossimo anno, a cavallo delle prossime elezioni politiche, o in senso positivo oppure in senso negativo qualcosa dovrà assolutamente cambiare. Cosa intendo in senso negativo? Beh, abbiamo l'esperienza del 92-93, anche lì c'è stata una catastrofe, anche lì ci sono molte analogie interessanti. No? Anche lì ne siamo usciti con due dei partiti della Prima Repubblica dissolti. E Siamo vicini per il PDL e l'Ega, non sono mica tanto lontano da, un, da uno scioglimento, anche lì ne siamo usciti con un solo partito, diciamo così, sopravvissuto eh, per maggiore radicamento, per maggiore anche consistenza organizzativa, ma senza alcuna capacità di incidere nel campo avversario. Senza nessuna capacità di egemonia culturale sul, nel tessuto sociale, e ne siamo usciti in termini demagogico populistici. E non è detto che non usciamo di nuovo così, e non è detto, ma soltanto che la situazione internazionale è completamente cambiata, e uscirne così significa la Grecia per l'Italia. Secondo lei, Berlusconi ci riprova, le domande dovrebbe farle Lille, ma la tentazione no, ce certo. l'ha fatta. Ma se, se ci riprovano sono, sono morti, cioè se ci riprovano non hanno più nessuna possibilità neanche di tentare l'aggancio con Terzo Polo, con, con i moderati del centro, perché è evidente che, 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 che quello è il grande ostacolo anche per tentare una nuova, una nuova intesa con Casini, no? è evidente, e Casini ha capito con queste elezioni che non ha alcuna prospettiva come terzo polo da solo, perché lì o oh, il terzo polo diventa, come io dico da tempo, un elemento di una, di una, di una nuova offerta politica che ha al suo centro diciamo, la squadra Monti, eh, insomma, per intenderci, e allora intorno a questo si può anche riagganciare, non so, Pezzi del PDL e, e non solo, oppure, oppure anche Casini col terzo polo non va da nessuna parte e l'ha capito, mi pare perfettamente. Ma, mi scusi quindi, professore, mi scusi eh. se la interrompo, ma eh, se diciamo le cose vanno avanti come stanno andando adesso, è probabile che eh, Monti e il suo governo arriveranno al prossimo anno, quindi alla scadenza sì. naturale della legislatura, però con un indice di gradimento. Se non vicino allo zero, comunque molto basso. E allora a Casini forse non beh, conviene più tentare questa operazione con la squadra Monti, come la chiama lei? Ma, ma sarà costretto comunque, qualunque sia il livello di popolarità della, della squadra Monti o di ciò che Monti rappresenta. E tieni presente, eh, scusate, che, sì. che però. Considerato le tasse e, e le manovre che ha dovuto, barra, voluto fare il governo Monti, ha ancora una popolarità che è non so quante volte per esatto. dei partiti. I partiti sì. hanno una popolarità eccessiva. Certo, le... al 6% e Monti ancora al 40%. Pari, pari a noi giornalisti e, e ai vivisezionisti <ride> e ai banchieri e agli assicuratori, eh, siamo a quel livello lì per i partiti. Mm. Certo. Senti, professor Cacciari, una domanda che faccio a entrambi. Per tornare al risultato elettorale e al nord, allora Tremonti diceva che finché tiene la Brianza, tiene il centrodestra. No, adesso la Brianza è praticamente tutta in mano al centro sinistra. Che cosa sta succedendo al nord? Eh, sta succedendo una cosa molto semplice, sta succedendo che il collasso di Berlusconi-Bossi ha liberato praterie. Su queste praterie avrebbe potuto collocarsi in modo come forza di governo e di prospettiva un, un centro-sinistra rivisto e corretto, se avesse, se avesse assunto una, una fisionomia federalista e si fosse dato una sua autonomia in queste regioni, cosa che alcuni Pellegrini predicavano, predicano da dieci anni e a questo punto sarebbe stato il momento, il kairos, come si dice in greco, il tempo felice e opportuno in cui questa forza riformatrice avrebbe assunto una leadership di governo in queste regioni, perché il collasso di PDL e Lega questo permetteva. Non è così, il PD certamente ha vinto e certamente si è affermato in molti comuni, però ripeto tutto l'ambito, tutto il bacino dell'elettorato e dell'opinione pubblica di centrodestra è rimasto al di fuori totalmente del PD, e questo totalmente vero, impermeabile Severini. al PD. Sì. Pronto, pronto ad altre operazioni con altri soggetti, chissà quali. Grillo, vedi Parma, Grillo magari. Peppe, rapido, prima che andiamo in pubblicità. Una, allora solo una battuta, oggi su Twitter ho detto con Lilli Gruber e il professor Cacciari parliamo di dove va il voto del Nord in libera uscita e qualcuno dice candidati, allora nel momento in cui... Propongono ai giornalisti di candidarsi siamo veramente alla frutta. Ecco. <ride> siamo veramente alla frutta, beh, insomma non sarei così eh, negativa e così pessimista, Beppe, no? Eh, io come... trovo che visto, Gio... visto che ci ha provato, visto no, che no, ha i, provato. Giornali... <ride> i giornalisti devono fare il loro lavoro. Però se sono universitari decide il professore. Sì, tutto... ma Sì, tu alla fare fine hai ragione. Eh, io adesso devo dare la pubblicità, ma eh, subito dopo torniamo con il professor Cacciari e Beppe Severnini, anche perché poi in realtà eh, in Italia. Eh, c'è sempre anche un passato che ritorna dopo la pubblicità. Professor Cacciari, siamo qui molto moderni e eh, utilizziamo tutte le nuove tecnologie della comunicazione. Eh, Severnini con il suo Twitter è molto seguito e hanno detto tra le altre cose vorrei essere... Giovane come Cacciari e interista come Severnini, però insomma poi hanno fatto anche riflessioni. Io sono seccato ovviamente, Interista va benissimo, credo quella è un'aspirazione dell'animo umano. Ma giovane come Cacciari, di come no, no, sei seccato, visto che avrai vent'anni di meno, io dico. <ride> ehm, e... Poi hanno anche chiesto cosa c'è a Severnini qui sul Bavero della Giacca e adesso, però, siccome è una cosa molto seria, l'Abio. Ah, brevissimamente Abio, associazione bambini in ospedale, sono fantastici, stanno nei reparti di pediatria, adesso li vogliono certificare. Ero stamattina a Milano, l'ho tenuto su, me lo sono dimenticato. Eh. E però mi hanno chiesto cos'è, lo dico. Eh, Ma diciamo... è l'ultima cosa, professor Cacciari, io mi tingo i capelli di metallizzato, per quello vengo fuori così, è un duro lavoro. <ride> Senta Cacciari, prima di farvi vedere il punto di Paolo Pagliaro, le vorrei chiedere ma se Grillo e eh, i militanti del Movimento 5 Stelle non fossero stati illuminati così tanto negli ultimi mesi dalla televisione, avrebbero ottenuto tutto quel successo? Glielo chiedo perché Grillo dice che vince utilizzando internet, Twitter, Facebook, ha ragione, eccetera. Ha ragione, non c'entra nulla la televisione come non c'entrava nulla la televisione all'inizio del successo della Lega. Non c'entra nulla, è, una, è, una, è, è, proprio, è proprio un movimento tutto di militanza, tutto di entusiasmo, tutto di, di proteste, di entusiasmo. Che, che, e la comunicazione avviene con i, con, i, con i mezzi di qui sopra che non c'entrano nulla però, con però i mezzi Però adesso, professore Lilis, una battuta sola. Adesso va bene, ma da adesso in poi Grillo deve farsi intervistare come gli altri, deve parlare come gli altri, perché no, per noi per anni abbiamo detto a Berlusconi: ehi non puoi fare solo i video comunicati e non farti intervistare. Se Grillo va per quella strada, noi abbiamo noi giornalisti e i cittadini tutto il diritto di protestare, per me. Certo. D'accordo, certo. Cacciari, vero? Certo, certo, però, però sa, è, cioè, è un movimento che... Non, cioè, se, Grillo non credo che, non credo che... Grillo credo che sia una persona intelligente, l'ho conosciuto parecchi anni fa, non penso proprio che abbia l'idea di, di andare al governo, come dire, insomma. forse adesso ha messo in moto una, una valanga più grande di lui e che forse anche in parte teme non, non penso che, che pensi di andare a Berlino o, o vincere la guerra dopo mondiale dopo stare in grado Vabbè, lo vedremo Senta, io adesso vi faccio vedere perché in Italia dicevo prima eh, c'è anche un, eh, un passato che ritorna vediamo il punto di Paolo Pagliaro 32 anni fa Leo Luca Orlando fu eletto consigliere comunale di Palermo città di cui ieri è tornato per la quarta volta a fare il sindaco 26 anni fa Beppe Grillo fu allontanato dalla RAI e divenne molto popolare per aver dato dei ladri ai socialisti. Oggi la RAI è tornata a occuparsi di lui perché ha vinto le elezioni dopo aver dato dei ladri anche a tutti gli altri. Anche l'economia non ha fatto molti passi avanti. Vent'anni fa si fece ricorso al fisco per avviare il riequilibrio del bilancio pubblico, come sta accadendo oggi. E soprattutto vent'anni fa i salari reali erano identici a quelli del 2012, come ha certificato questa mattina l'Istat. Trentotto anni fa l'Italia discusse e si divise sul tema del divorzio, che un referendum avrebbe voluto abolire. In questi giorni cattolici e laici sono tornati a fronteggiarsi in Parlamento sullo stesso argomento e con gli stessi argomenti: diritti civili contro centralità della famiglia. Questa volta si parla di divorzio breve e poco importa se nel frattempo anche su questo terreno il resto del mondo è andato avanti. In Francia per divorziare ci vogliono da tre a sei mesi, in Germania un anno, nel Regno Unito cinque mesi, in Spagna sei. E infine, 35 anni fa, il 28 aprile del 1977, le brigate rosse uccisero Fulvio Croce, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino. La sua unica colpa era quella di aver accettato di assumere la difesa d'ufficio dei terroristi sotto processo in quei giorni. Ieri è accaduto che la giovane professionista sorteggiata dalla Corte d'Assise di Milano per assicurare una difesa ai nuovi brigatisti abbia rinunciato per paura all'incarico. Nel passato che ritorna, questa è l'unica sequenza che non dovremmo accettare di rivivere. Professor Cacciari, lei vede un rischio che in Italia torni il terrorismo? Non certo nelle forme degli anni 70, quello fu un terrorismo tutto politico, non derivante da... c'erano anche crisi economiche, disagi, eccetera, eccetera, ma era proprio una una strategia, era un, erano organizzazioni, era, un, era una politica. Eh. Invece oggi, oggi che rischiamo? Ma rischi di, 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 di proteste esasperate, rischi anche di gesti che hanno, hanno l'aspetto la, la, terroristico. Ma se per terrorismo intendiamo come andrebbe inteso, diciamo così, tecnicamente, e cosa che invece il ministro degli interni non faceva oggi nel suo intervento alla Camera. Se A intendiamo terrorismo come l'espressione armata di una strategia politica. Eh, indirizzata poi alla conquista del potere, non dimentichiamoci che questo era il discorso anche delle BR e delle altre grandi organizzazioni terroristiche degli anni 70, non siamo assolutamente in una situazione che possa farci prevedere un vero e proprio terrorismo, ma eh, per quanto riguarda proteste sociali esasperate, eh, forme di violenza più o meno tra virgolette anarchica, beh, quante, quante se ne vuole come in Grecia eh, sei d'accordo Beppe, in chiusura una battuta rapida? Sì, ricordo che negli anni 70 gli italiani sono stati, 80 sono stati forti e questa, questa cosa l'hanno respinta. Oggi non accadrà, però, occhio perché siamo più vulnerabili. Siamo più vulnerabili, speriamo di ritrovare la forza che ci ha contraddistinto sempre in momenti molto difficili. Grazie, professor Cacciari, grazie Beppe Severnini, grazie spettatrici e spettatori. spettatori. Grazie. Noi ci vediamo domani, alle 8.30, avremo ospite Antonio Di Pietro. Arrivederci.